La più cordiale buonasera, ben ritrovati con il TG di Prealpina.it. Apriamo con la cronaca, apriamo purtroppo con una notizia tragica. Marnate è sotto shock per la morte improvvisa di un ragazzo di 24 anni, Luca Re Sartù. Il ragazzo era appena tornato da Lisbona dove aveva partecipato alla Giornata Mondiale della Gioventù. I particolari di questa tragedia nel servizio realizzato da Veronica De Riu con immagini di Matteo Canevari, Blitz. È il tempo del silenzio e delle preghiere a Marnate, dove Luca Re Sartù, 24 anni, era educatore e catechista ed è morto venerdì pomeriggio, forse a causa di un batterio contratto alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona. Lo scorso mercoledì notte era atterrato a Bergamo in condizioni molto precarie, poi la corsa alla Mater Domini di Castellanza ed è stato subito chiaro che le sue condizioni fossero gravi, tanto che il giorno dopo è stato trasportato al San Gerardo di Monza, dove poi è morto. Venerdì sera gli amici e i preti della comunità hanno celebrato un rosario nella chiesa parrocchiale di Sant'Ilario, sentendo la necessità di ritrovarsi e pregare per l'amico appena morto, mentre la famiglia era ancora all'ospedale. Anche il vescovo Don Mario Delpini ha mandato messaggi di vicinanza e cordoglio e preghiera. Il giovane lascia la madre, il padre Francesco Re Sartù, già consigliere comunale, e il fratello maggiore Davide, a cui era molto legato. Nelle ultime ore, Don Luca Molteni, responsabile della pastorale giovanile della Valle Olona, sta consolando i ragazzi e la famiglia che ha chiesto silenzio. Da lunedì in avanti dovrebbe essere fissata la data dell'autopsia. Siamo a Varese, dove un capriolo è stato ritrovato sbranato al Sacro Monte lungo la via Monte Tre Croci. Ora c'è chi teme che sulle montagne del Campo dei Fiori possa esserci la presenza di un lupo, peraltro già certa lungo il confine svizzero. Lo zoologo dell'Università dell'Insubria, Adriano Martinoli, comunque sulla base delle foto visionate, smentisce l'ipotesi lupo riguardo alla morte del capriolo, poiché sembrano non esserci segni di predazione sul collo, queste le sue parole. Nella zona comunque permane preoccupazione, il recente allarme nel Comasco ha fatto dire pochi giorni fa alla presidente della provincia Marco Magrini, che è anche veterinario a capo del Dipartimento dell'ATS Insubria, che l'allerta è alta. Sabato di lavoro per gli uomini del soccorso alpino, un uomo è rimasto bloccato in alta Valle Antrona, in Ossola, per una sospetta frattura a una caviglia, è stato soccorso e poi trasportato in ospedale. Incidente anche per una donna lungo un sentiero sopra Saltrio. Il servizio. Disavventura dolorosa per una donna di 73 anni che si è infortunata durante una gita a Saltrio. Cadendo sul sentiero nella zona dove si trova una panchina gigante, si è procurata una frattura alla gamba. Le operazioni di soccorso da parte della stazione varesina del soccorso alpino, scattate intorno alle 14, si sono concluse un'ora dopo. La collaborazione della vicina cava ha permesso ai soccorritori di accedere con i mezzi molto vicino al luogo dove si trovava l'infortunata. La donna è stata trasferita all'ospedale di Circolo di Varese. Voltiamo pagina, ci occupiamo di commercio, parliamo dei saldi. In provincia di Varese il bilancio è al di sotto delle previsioni, ce ne parla Massimo Rovati. Saldi, è l'ora dei bilanci. I cartelli sulle vetrine ci sono ancora, a poco più di un mese dall'inizio delle offerte in tutta Lombardia, il 6 luglio scorso. Sconti in media del 50%, ma che in alcuni casi arrivano anche al 70%. Il tutto fino al 3 settembre prossimo, data ultima per acquistare le collezioni primavera-estate a metà prezzo o addirittura più scontate. Ma come sono andate le vendite speciali? Malino a luglio, meglio a cavallo con agosto, quando in prossimità delle partenze per le ferie, in tanti sono entrati nei negozi di Varese, ma anche a Busto e in altre città della provincia, alla ricerca dell'acquisto mirato. Affari sì, ma non certo affari strabilianti. Federmoda conferma in tutto il Varesotto un bilancio generale finora al di sotto delle aspettative, con scontrino medio-basso. Sono solo un ricordo gli acquisti con un totale elevato da centinaia di euro, se non addirittura 1.000. Siamo ora nel Novarese. Sorpreso mentre stava servendo bevande alcoliche a un gruppo di quindicenni, un barista di Arona è stato multato dalla squadra amministrativa della Questura di Novara e dalla Polizia Locale di Arona. Il provvedimento è stato preso durante i controlli effettuati nella serata di ieri nei locali di Arona e di Castelletto Ticino.
Prosegue a Varese la festa della montagna, migliaia di visitatori, variegato il programma proposto dagli organizzatori. Barbara Zanetti con immagini di Matteo Canevari di Blitz. Sono migliaia le persone che sono salite al Campo dei Fiori per godere del buon cibo e delle iniziative culturali e ricreative proposte dalla Festa della Montagna. La Festa della Montagna, come sapete, è proposta dall'Associazione Nazionale Alpini, il gruppo varesino coordinato da Antonio Verdelli. Le iniziative da qui al 15 sono numerose. Ricordiamo che per prendervi per la gola da tarda mattina fino a tarda notte è in funzione il banco gastronomico. Ricordiamo che per salire al Campo dei Fiori non si può appunto andare con le auto private se non per particolari situazioni, bisogna prendere i bus navetta. Portano lo stesso cognome, sono numerosissimi, sono sparsi nel mondo. Oggi Ranca ha ospitato il raduno dei Brovelli, il servizio di Paola Grimaldi con immagini di Stefano Benvenu, Agenzia Blitz. Siamo qui a Ranco per il primo raduno internazionale Brovelli, della famiglia Brovelli. E qui con noi c'è Maria Brovelli, consigliere della Proloco di Ranco e titolare del cantiere nautico Brovelli. Buongiorno, quanti Brovelli ci sono a Ranco? Molti, moltissimi, l'ha ricordato prima il sindaco, abbiamo 1300 abitanti, se non sbaglio il 25% di Brovelli. Comunque Brovelli è un nome della zona e in particolare viene associato a Ranco come paese di origine dei Brovelli. Non solo Ranco, c'è anche qua nel territorio Angera, Ispra, Sesto Calende, ma Ranco ha una percentuale molto elevata di Brovelli, anche se non siamo tutti parenti. E come mai avete deciso di organizzare questa giornata? L'idea è nata da Proloco Ranco, insieme al comune e a un gruppo Facebook che si chiama Brovelli nel Mondo, che raccoglie persone che si chiamano Brovelli, che vivono non solo qua sul territorio, ma in diverse parti del mondo, addirittura America, Argentina, Stati Uniti, varie parti d'Europa, ma abbiamo scoperto anche Nuova Zelanda, Australia. E purtroppo oggi non sono potuti venire tutti. Ma abbiamo ricevuto molte lettere, mail di persone che hanno gradito questa iniziativa. È nata un po' per scherzo, ma oggi l'abbiamo realizzata. Chiudiamo con lo sport a calcio, domani la Pro Patria in amichevole allo Speroni, un antipasto del campionato di Serie C, visto che l'avversario sarà il Renate. Si giocherà a porte chiuse dalle 17 il servizio. Nuovo galoppo amichevole per la Pro Patria nella marcia d'avvicinamento alle partite ufficiali. Domani alle 17 allo Stadio Speroni, antipasto di campionato, visto che a Busto Arsizio arriverà il Renate. La partita si disputerà a porte chiuse. È notizia di oggi invece che il test di domenica 20 agosto, sempre allo Speroni con l'Albino Leffe, si giocherà a porte aperte. La tappa successiva sarà quella di sabato 26 agosto, nell'occasione in trasferta a Milano sul terreno di gioco di Via Olivieri è previsto il test con l'Alcione. La stagione ufficiale scatterà nel primo weekend di settembre, debutto casalingo per la squadra di Colombo con la Giana. Bene, con il calcio si chiude questa edizione del TG di prealpina.it che torna domani alle 19. Buona serata.